si chiede appunto come si possa fare un approccio critico alla pubblicità oggi, come si possa fare una comunicazione diversa da quella alla quale siamo soggetti e subiamo ogni giorno, perché appunto è una comunicazione più che altro subita. Si può fare pubblicità in modo etico, si può comunicare anche concetti che non siano completamente e sempre ostacolati dalla propaganda che circonda e che non è di solito dichiarata, è una propaganda nelle cose, nel senso che aprendo i principali quotidiani, Repubblica, Corriere, eccetera, la guerra è data per scontata, è un fatto, non c'è un'alternativa vera, il pacifista è quasi appunto un buffo utopico da prendere in giro, ogni tanto ci sono questi buffi personaggi che appaiono e dicono le loro cose strane con i loro fiorellini dietro alle orecchie. Ecco dunque, la prima domanda per Giuseppe riguarda proprio questo: si può fare pubblicità in modo etico e come ti rapporti con questo tipo di comunicazione? Anche se è forse una domanda che serve solo a introdurre il libro, ma il libro non parla dei giornali, dei quotidiani, eccetera, però almeno avere una panoramica che ci introduce in quello che porta al problema, appunto. Buonasera. Scuso per il ritardo, 8 minuti comunque per il ritardo, no, adesso non esageriamo. È una domanda molto importante che è alle radici anche della decisione di creare insieme a un editore illuminato come Riccardo Burgazzi e Prospero una collana intera dedicata a un approccio democratico alla comunicazione. È un tema intorno al quale io e altri come me sentiamo di dover non soltanto riflettere, ma anche offrire strumenti di interpretazione, strumenti di consapevolezza anche, e quindi anche di cambiamento. Questa operazione, diciamo, nella mia vita personale e professionale è entrata da quando io ho cominciato a considerare la comunicazione come qualcosa che non riguardava soltanto il committente, la committenza, cioè chi prendeva la parola, chi acquistava gli spazi per parlare, ma anche chi riceveva questa parola, e cioè considerare la comunicazione dal punto di vista del pubblico, dal punto di vista delle persone, che cosa ne è di questi messaggi, come le persone elaborano, resistono, sviano, contraddicono, in che modo organizzano delle strategie per accogliere o per disattivare questo tipo di messaggio. Questo è qualcosa che mi interessa molto, mi affascina molto, anche perché mi sembra che ci aiuti a vedere la comunicazione come un mondo che non è semplicemente un mondo da recepire in modo passivo. Ecco. Naturalmente tutte le sere noi accendiamo la televisione, ascoltiamo. La nostra casa, le nostre stanze, la nostra vita è invasa da una quantità formidabile di messaggi e si genera un grande senso di impotenza, perché soprattutto la comunicazione dei mezzi di comunicazione di massa tende a stabilirsi come realtà. È come se quello che nasce e arriva dai mezzi di comunicazione fosse la realtà e tutto il resto contasse un po' meno. Questo crea anche in noi un grande sentimento di frustrazione nell'ascoltare questi messaggi. Io credo che in nessun momento, come nell'approssimarsi a una guerra, naturalmente noi speriamo di essere sufficientemente lontani da una guerra, però non lontani geograficamente, ma lontani temporalmente, cioè dal coinvolgimento diretto. Però il clima è certamente un clima che non avremmo potuto neanche concepire fino a un paio d'anni fa, ed è un clima che alimenta la necessità di ascoltare quello che arriva dai mezzi di comunicazione in modo più attivo,
in modo più reattivo e in modo più cosciente. Allora diciamo che studiare il modo in cui il potere ha accompagnato la guerra nella vita delle persone, da quando esiste modernità, diciamo dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, e cioè da quando esiste un sistema dei media moderno, giornali e tutto il resto della comunicazione, ecco, scusate, da quel momento in poi studiare la comunicazione diventa possibile, nel senso che è documentato e ci offre un panorama, un punto di vista piuttosto, scusate, io soffro di allergia, quindi può darsi che qui nel giardino ci sia qualcosa, oppure la guerra, non lo so, o l'erba o la guerra, dipende, il pollino, forse i pollini di guerra, ecco. Quindi sì, è possibile, è il libro, per rispondere alla tua domanda, il libro nasce da una forte motivazione spinta nel dimostrare, nel raccogliere prove, non soltanto le mie opinioni che ovviamente qua e là fanno capolino, ma io cerco di fare una ricerca, ho provato a fare una ricerca, diciamo, quindi le mie opinioni, diciamo, contano fino a un certo punto, se non negli occhiali che mi danno per vedere il mondo, ecco. Però in questo libro documento anche la fallacia degli argomenti in favore della guerra, anche il fallimento degli argomenti in favore della guerra. E quindi non soltanto è possibile appropriarsi degli strumenti di comunicazione, ma un primo passaggio da fare è disinnescare l'aura di invincibilità della comunicazione di guerra, l'aura di potere che quei manifesti, quegli spot, quei discorsi hanno, che è di gran lunga sopravvalutata. Se vuoi, editore, ne possiamo parlare, cosa dici? Beh sì, anche perché, allora, il sottotitolo dicevo che è comunicazione, pubblicità e propaganda, e quando si parla di guerra non è sempre facile distinguere, no? Di dire tutta la tecnica qua è comunicazione o è propaganda, di solito le due cose coincidono. Infatti, se entriamo nelle cose, andiamo già nel primo capitolo dove si parla di come viene comunicato il messaggio della guerra atomica, o nel secondo in cui si fanno esempi di come funziona l'arruolamento, già dalla prima guerra mondiale, ma poi soprattutto dall'invenzione, sì, no, dalla prima guerra mondiale, insomma, quindi pensate tutti all'immagine dell'omino che ti dice I want you, no? Quindi quella campagna di arruolamento lì, ecco, è difficile capire dove inizia la comunicazione e dove la propaganda, e anche dove inizia. Su questo ti vuoi soffermare un attimo? Grazie. Allora, sapete, prima, mentre venivo qua, ho sbagliato strada perché stavo pensando alla presentazione e quindi sono finito in Viale Padova, perché stavo pensando a una cosa che... Sì, è di là, va bene. Ok, sì, va bene. Perché durante una... Questo libro ha una storia... Comincia ad avere già una storia abbastanza particolare, è uscito da pochi mesi, però sono stato invitato a presentarlo nei luoghi più diversi. E da studiosi tra i più diversi, il sociologo, lo storico, il filosofo del linguaggio, la filosofa del linguaggio, cioè a testimonianza del fatto che la guerra è davvero un fenomeno gigantesco, del quale tanti aspetti, tanti lati di questo prisma sono interessanti. Uno in particolare, durante una presentazione, uno storico molto importante che mi ha veramente onorato del suo apprezzamento, mi ha detto una cosa che mi ha fatto pensare e che vi riporto. Mi ha detto: non fare diventare questo libro un santino contro la guerra. Non so se te lo ascoltavo. Ok, questa è una cosa che mi ha
mi ha fatto molto pensare, perché diciamo ne ho colto non un lato belligerante, un lato aggressivo, ma ne ho colto un significato diverso, cioè mantenere il rigore dello studio, non facciamolo diventare una predicazione contro la guerra, ma continuiamo a studiare, continuiamo a raccogliere dati, a cercare di organizzare un discorso su questo argomento. Allora voglio partire non dalle ragioni contro la guerra, ma cominciamo dai fatti. Il famoso ditone che citava Riccardo, I need you, your country need you, il tuo paese ha bisogno di te. Già, basta dirlo, è già è venuto a me, è svenuto proprio, no? No, ma il finale è questo in realtà, perché questi manifesti che nascono nella prima guerra mondiale per iniziativa all'inizio, i primi di tutti sono gli inglesi. L'esercito inglese è il primo a decidere di affidare il discorso dell'arruolamento alle tecniche pubblicitarie, e quindi ritrae il generale Kitchener, un sanguinario, un personaggio di quelli che oggi sono sottoposti a intensa revisione, diciamo, col dito puntato mentre dice il tuo paese ha bisogno di te. A questo è seguito, certamente lo ricorderete, il manifesto americano in cui lo zio Sam dice ti voglio, voglio te, il tuo paese vuole te. E in tutti i libri di storia voi troverete che questi libri sono citati, questi manifesti, chiedo scusa, sono citati come un passaggio fondamentale del coinvolgimento nella guerra di milioni e milioni di persone. E la gente, diciamo, il racconto qual è? Che le persone, osservando questi manifesti, si sono sentite, diciamo, coinvolgere, si sono sentite punte nel vivo e hanno deciso di partire per la guerra. Allora, se noi stiamo ai dati famosi, famosi fatti, quelli che non stanno nel santino contro la guerra, la verità è decisamente contraria, non è vero questo. Quindi diciamo, se noi guardiamo alla comunicazione, se noi prendiamo sul serio la comunicazione, andiamo a guardare la sua vera storia, ci rendiamo conto che tante cose sono, tanti aspetti, tante letture che ne vengono date sono fortemente ideologiche. Ovvero, questi manifesti in realtà non sortiscono alcun effetto. Se voi seguite la linea degli arruolamenti volontari dell'esercito inglese per tutto il primo anno, la prima guerra mondiale inizia nel 1914, in Italia nel 1915, noi diciamo il 15-18, ma in tutto il mondo è 14-18. Questa guerra, che comincia appunto nel 1914, ci dimostra registri dell'arruolamento volontario dell'esercito inglese alla mano, consultabili, non so, su Wikipedia anche, non è mica una cosa che... Poi vedrete che dopo una prima partenza piuttosto corposa di persone, magari anche attratte da uno stipendio significativo, perché comunque erano anche un modo per sbarcare il lunario, insomma, no? Costantemente la quantità di volontari decresce di mese in mese fino ad arrivare allo zero. Questa è la verità dell'arruolamento volontario in Inghilterra. Nello stesso tempo potreste, seguendo, e questa è una storia che io racconto, vedere come il tono di questi manifesti, man mano, affrontando questa verità, cambia sempre di più, aumentando di volta in volta, di uscita in uscita, sempre di più il grado di colpevolezza, di colpevolizzazione che propone al pubblico. Ma davvero il tuo senso del dovere non ti spinge ad iscriverti? Come puoi non arruolarti nell'esercito? Non lo sai che i tuoi compagni in questo momento, i tuoi amici in questo momento sono in guerra? Come puoi non farlo? E gli storici di altro rango, di altro interesse, ci documentano anche la
quantità di scioperi, per esempio, di diserzioni che nel frattempo aumentano, perché moltissimi lavoratori soprattutto non trovano ragioni per partire per una guerra, diciamo, nel nome di uno Stato che non gli consente neanche di votare allo Stato in quel momento. Cioè, durante la Prima Guerra Mondiale questi lavoratori, questi operai non possono votare. Dico, perché io devo andare a morire in guerra se non ho nessun altro momento di partecipazione alla democrazia? Documentiamo gli scioperi, i manifesti per gli scioperi, i manifesti di chi protestava. In questo libro è così. Cominciamo a vedere questi manifesti come un monologo di potere, come un monologo impotente, diciamo, che sospinge finché può, con la colpevolizzazione che riesce a mettere in campo, il suo discorso, finché a un certo punto si passa alla coscrizione. A un certo punto ci si rende conto del fatto che non c'è una possibilità di raccogliere un quantitativo sufficiente di soldati da mandare al fronte, si passa all'arruolamento obbligatorio, coscritti. Quindi, diciamo, queste campagne che noi da sempre vediamo citate come esempio del carisma dello Stato nel momento in cui ti chiede di andare in guerra per la patria, si rivelano parole vuote. Si rivelano parole non ascoltate. E questo, ripeto, lo dico fuori dal santino, lo dico all'interno di una rigorosa analisi di funzionamento della campagna. Sono campagne fallite, sono campagne che non sono mai andate bene. Due esempi per passare appunto dalla formulazione alla pratica: Price Report e il caso di Colin Powell. Benissimo, quindi scoperto che, la ringrazio per la domanda, scoperto che, diciamo, il discorso, perché molto spesso qui, va bene, faccio una parentesi invece personale, certamente vi sarà capitato di sentire che noi oggi, come dire, stiamo troppo bene per andare in guerra, ormai siamo pigri, ci siamo impigriti, no? Non vogliamo, ormai siamo accomodati sui benefici della democrazia e non sappiamo come i nostri nonni invece andare in guerra con quella gioia. Ecco, mi sembra significativo sottolineare che non c'è mai stata questa gioia. Ok, questa qua è veramente questa è una costruzione ideologica che non ha fondamento. Non c'è mai stato un tempo nel quale le masse, al netto naturalmente di qualcuno che ideologicamente si sentiva di sostenere la causa di volta in volta, le masse erano liete di andare in guerra. L'ultima guerra che l'Italia ha combattuto è stata combattuta dai resistenti nell'idea che fosse l'ultima guerra, che fosse lo sforzo necessario perché non se ne compissero più di guerre. Il verbo ripudia, faccio notare che è un verbo che non semplicemente manifesta un rifiuto, una negazione, ma manifesta un rigetto storico. Ripudia vuol dire che è qualcosa che prima tu avevi, che adesso non vuoi più. Io la ripudio, non è più mia. La guerra l'ho portata, adesso non la voglio più fare. Quindi è un verbo, diciamo, che contiene anche un percorso storico che non mi sembra così facile mettere da parte. Questo lo dico perché leggo oggi, per esempio, di progetti vaghi di reintrodurre la leva obbligatoria in Italia. Mi sembrano cose francamente, e non lo dico, diciamo, sostenuto da un pensiero pacifista, lo dico sostenuto dalla storia di questo paese, che ha attraversato questa fase e non è più, secondo me, possibile riconvertire a un passaggio del quale ci parlano le strade, del quale ci parlano le pietre d'inciampo, i nomi delle vie, i nostri nonni, la memoria che c'è in tutte le nostre famiglie. Cioè, questo mi sembra veramente
un fatto antistorico, diciamo, ecco. Quindi buona fortuna se pensano, diciamo, di poter reintrodurre questo elemento nella vita quotidiana degli italiani. Ma la domanda era una domanda molto precisa e voglio raccontarvi due episodi che vengono documentati, che ho cercato di documentare in questo libro per rispondere alla domanda: ma che cos'è esattamente la propaganda di guerra? Com'è fatta sta propaganda? Allora, una cosa piuttosto forte, secondo me, è comprendere che la modernità, e cioè quel periodo, diciamo, mediatico che abbiamo più o meno, permettetemi l'approssimazione, così collocato dalla metà dell'Ottocento fino ad oggi, più o meno ripete sempre le sue logiche, i suoi funzionamenti. Non è tanto tempo, eh? Non è tantissimo tempo. Sapete come disse Benigni per parlare della Divina Commedia? Disse: 700 anni vi sembrano tanti? Sono 10 persone di 70 anni. Non sono tante 10 persone di 70 anni. Cioè, in linea, quello che ci separa dalla Prima Guerra Mondiale è veramente niente, anche dal punto di vista della civiltà mediatica. Che cosa succede durante la Prima Guerra Mondiale? Voi tutti sapete, non devo spiegarvi, non devo raccontarvi, le ragioni per cui la Prima Guerra Mondiale si scatena sono ragioni incomprensibili per la stragrande maggioranza delle masse. La gente non sa perché siamo in guerra, perché i paesi sono in guerra. C'è stato un attentato, il principe è stato, cioè, è qualcosa di veramente intangibile. E questo crea enormi problemi, soprattutto dal punto di vista del tentativo di allargare la base della guerra. È una guerra che, soprattutto nella parte iniziale, è vissuta come qualcosa di quasi casuale, un po' verticistico. Gli inglesi soprattutto manifestano il problema di coinvolgere gli Stati Uniti nella guerra, e si sa che negli Stati Uniti la tendenza prevalente è quella di rifiutare la guerra. Gli americani non vogliono andare in guerra. L'opinione pubblica è molto scettica, molto distante. È una guerra che sentono molto lontana e che non gli interessa. Sorge la necessità di aumentare l'intensità, aumentare il livello di scontro. A questo scopo viene istituito quello che io credo sia lo schema fondamentale della propaganda di guerra ancora oggi. Cioè, c'è stato all'inizio, diciamo, della guerra l'invasione da parte del Belgio, da parte dei tedeschi, dell'esercito tedesco del Belgio. I tedeschi muovono guerra contro i francesi, contro la Francia, anzi, l'esercito tedesco contro l'esercito francese. Per farlo hanno bisogno di passare dal Belgio. Il Belgio nega questa autorizzazione. L'esercito tedesco invade il Belgio. Dice: ah sì, non ti va, passiamo lo stesso. L'esercito tedesco è un esercito con una cultura militare nota per il mito della forza che incarna, che il Kaiser stesso, Guglielmo II, incarna con dichiarazioni anche quando ha represso moti coloniali, anticoloniali nei vari paesi, quando reprimono per esempio una rivolta in Cina, dicono: i cinesi non dovranno neanche sollevare lo sguardo quando passiamo noi, dovranno proprio temerci come mai hanno temuto qualcosa. Cioè, c'è una storia di violenza, diciamo, una storia di violenza militare. Quindi, diciamo, l'esercito tedesco è tosto, ok? È stato educato a questa idea molto energica della vita militare. È un soggetto ideale, l'esercito tedesco, per la mostrificazione della quale parlavi. Cioè, che cosa succede? Attenzione al passaggio, perché è pieno di elementi anche tecnici significativi. Viene istituita una commissione parlamentare
creata dal Parlamento inglese. Quindi, diciamo, un ente costruito per essere il più possibile asettico, con studiosi, con docenti, con diplomatici, ed è proprio un diplomatico a guidarlo, e cioè l'ex ambasciatore Bryce, si chiama così, il suo cognome è questo, Bryce. Bryce è noto anche per aver avuto prima della guerra delle posizioni non ostili nei confronti della Germania, quindi viene considerato diciamo una persona che non ha preconcetti nei confronti dei tedeschi. A questa commissione si chiede di studiare l'invasione del Belgio da parte della Germania. E cioè, si dice, cara commissione, studia, raccogli i dati, scrivi il tuo rapporto. E poi dici se nella invasione del Belgio sono stati compiuti dei crimini di guerra. Sono state compiute, cioè, delle violenze inaccettabili. Il Bryce Report si presenta quindi, diciamo, non come un'inchiesta giornalistica, non come un discorso politico, ma come una sorta di ricerca ufficiale che ha proprio tutte le caratteristiche dell'inattaccabilità, è qualcosa di quasi al di sopra delle parti. Lo dirige l'ambasciatore, cioè, e viene anche presentato come un rapporto scritto anche, diciamo, con il linguaggio della diplomazia, con il linguaggio della politica alta. Quindi, diciamo, siamo dentro il mondo più sacrale delle istituzioni ed è prodotto dal Parlamento inglese, antico Parlamento, insomma. E cosa contiene questo Bryce Report? Contiene un racconto di violenze inaudite. Violenze inaudite. Si legge che alle donne sono stati tagliati i seni con le baionette, che i neonati sono stati infilzati dalle spade, che stupri, violenze di ogni tipo, mutilazioni sono state realizzate. Il mondo inorridisce. Questo report viene diffuso da tutti i giornali, arriva negli Stati Uniti e nasce la figura che è documentata, che nei poster qui io ho raccolto, nasce la figura dell'unno. Non è più un tedesco, è un unno, è un vandalo, è una specie di bruto, una scimmia con la dentatura grondante bava con delle clave, che invade i paesi avversari e vuole distruggere i principi della civiltà, della quella civiltà alla quale noi abbiamo tanto, tanto lavorato. Il Bryce Report, cioè, si dimostra utile a creare non più soltanto qualcosa, una guerra tra eserciti rivali, ma un nemico esistenziale. Bisogna ricacciare indietro gli unni, dobbiamo ricacciare indietro gli unni. Ora, naturalmente, l'esercito tedesco, ripeto, non era proprio un esercito di mammolette. Però il problema è che queste cose non erano vere. Cioè, le notizie più violente contenute nel Bryce Report, subito dopo la guerra, in seguito ad alcune inchieste giornalistiche, si dimostrano largamente esagerate. In molti casi è stato dato credito a notizie non confermate di giornali locali, in altri sono state tradotte delle vignette violentissime che erano state disegnate proprio per accusare i tedeschi. Insomma, il Bryce Report dopo la guerra si impone come una clamorosa manipolazione dell'opinione pubblica. E badate, questo non colpisce soltanto, come dire, la credibilità di quella storia. Ah, vabbè, era falsa, era esagerata, ok? Colpisce la credibilità di tutte le storie mediatiche, cioè a quel punto tutte le notizie che vengono veicolate attraverso i media diventano sospette. Vi faccio un esempio. Quando nei primi anni cominciano a trapelare le prime notizie sulle violenze perpetrate dai nazisti nei confronti degli ebrei, le prime
le prime reazioni sono: sarà mica come il Bryce Report, sarà mica un'altra notizia gonfiata come è stata nel caso del Bryce Report. Quindi diciamo l'effetto complessivo di lutto che questa manipolazione ha è di aver letteralmente reso meno credibile il dibattito democratico, meno credibile lo scambio di informazioni. Se veniamo agli anni 90, tutti voi ricordate il generale Colin Powell con la fialetta di antrace, quando per giustificare l'invasione dell'Iraq asserisce che ci siano delle armi di distruzione di massa nel paese governato da Saddam Hussein. Era una mammoletta di nuovo Saddam Hussein? Certamente no, era un dittatore. Era un paese democraticamente al di sopra di ogni critica? Certamente no, l'Iraq. Tuttavia non aveva armi di distruzione di massa. E questa notizia emerge più o meno un anno dopo l'invasione dell'Iraq, che viene giustificata da queste notizie. Ricordate tutti la sede: Colin Powell mostra la sua fialetta alle Nazioni Unite, durante una riunione delle Nazioni Unite, mostrando un PowerPoint, proiettando un documento. Quindi anche lì Bryce Report era un documento ufficiale del Parlamento inglese. Qui abbiamo una conferenza stampa alle Nazioni Unite. Anche lì tutto ci dice che sarà vero, non può non essere vero, ok? Eppure non era vero. E Colin Powell, cioè un militare di carriera, quindi non diciamo un pacifista, un militare di carriera, già l'anno dopo dice: io questa menzogna, della quale lui si fa portatore, come dire, senza sapere che si tratti di una menzogna, me la porterò nella tomba, dice. E così è stato, perché quando di recente muore Colin Powell, la notizia alla quale viene affiancato era l'uomo che ha mostrato la fialetta di antrace. Quando, e guardate, questo è vero a tutte le latitudini, quando si è cominciato a dire, a leggere sui giornali che i russi avessero in animo di attaccare l'Ucraina, era diabolico leggere come i diplomatici russi, di fronte agli allarmi che venivano dati da parte occidentale, che dicevano: guardate che i russi stanno per invadere, dicevano: sì sì, ma gli americani sono quelli della fiala di antrace. Non è vero. Allora vedete come dire, la menzogna propagandistica avvelena tutti i pozzi, no? Rende difficile decodificare le notizie da un fronte e dall'altro. Questo è davvero qualcosa di mostruoso e di molto complicato da affrontare, perché ci mette, qualcuno mi ha detto: ma diciamo, questo è un libro che ti rende complicato capire, diciamo, da che parte devi stare. Molto semplice: puoi stare dalla parte della pace. Stai dalla parte della pace, perché tutto il resto dei discorsi di potere sono stati falsificati, sono falsificabili. Allora, in che cosa consiste la propaganda di guerra? Consiste nella creazione di un nemico attraverso una violenta esagerazione, direi, una distorsione, una spinta in avanti di fatti minimamente esistenti. Stante una base di verità, la Germania ha invaso il Belgio, noi su questo possiamo costruire una narrazione completamente ad usum, diciamo, della mostrificazione, no? Stante una notizia vera, cioè l'Iraq è uno stato democraticamente inaffidabile, noi possiamo costruire un'altra realtà che ci serve a mostrificarlo, eccetera, eccetera, eccetera. La propaganda di guerra è una bestia fatta così, fatta di... E mi sembra di aver potuto, diciamo, ricostruire questa filiazione che ci porta via via fino all'oggi, no? Fino alla difficoltà di
di decodificare il tempo presente. Allora, se fossi un allievo all'esame, all'inizio dell'intervento, io ti ho fatto una domanda precisa, hai fatto un lungo percorso per arrivarci. All'inizio ho detto, vediamo se questo l'ha letto davvero il libro. Poi sei andato, sì, ho detto, vabbè, ok, ha studiato davvero. 30, non 30 lode, però, perché Cosa ti separa dal lavoro? penso che Colin Powell fosse dopo il 2001, non anni 90. No? No, no, anni 90. Com'è? 2001, la Torre Gemelle, dopo? No? Credo mai. Ma vai, magari mi sbaglio io, No, però. no, mi sbagli tu. L'Andrace prima? Vabbè, No, l'Andrace numerico è la allora gli diamo parte di ristrutturazione. allora gli diamo la lode, va bene. Allora, volevo. No, Invece vabbè, ma c'è questo l'esame è un modo per orale. cambiare. Mi Prego, ricordavo prego. dopo. Forse è la prima guerra del Golfo, ma non Ah, sbagliare mai. Dopo hanno fatto i laboratori La di Iran. seconda Questa è come mai erano altre le armi di dimensioni. distruzione di massa, non l'Andrace. Sì, è giusto che giravano anche delle satire inglesi molto belle, dove sbugiardavano questa cosa, appunto, dicendo, c'era questo comico che, intervistando il militare inglese in questo caso, che doveva andare verso l'Iraq, gli chiedeva, appunto, ma avete le prove di tutto questo che state dicendo? E il militare si mette a dire prove, si mette a ridere, dice che quali prove? Non abbiamo bisogno di prove. Continuiamo, restiamo un secondo ancora, forse è meglio muoversi anche per esempi, perché fanno capire meglio come funziona il meccanismo e alla fine questo è quasi un prontuario per orientarsi, per riconoscere verso quale tipo di propaganda sei davanti in quel momento lì. Quindi quelle di cui hai parlato sono quel tipo di propaganda che giustifica un'azione bellica, no? Che incoraggia la gente a prendere parte, perché è chiaro che se io ti dico c'è uno che sta malmenando un altro, in un modo del tutto, se sta commettendo un assoluto sopruso, te ti viene di natura e dici no, aspetta, vado ad aiutarlo, no? Quindi si fa leva su quel meccanismo lì. Poi, vabbè, adesso la domanda la faccio lunga anch'io, poi arrivo in un punto preciso. È capitato già di fare altre presentazioni su questo libro e di confrontarlo con altri libri, un po' come ha fatto Antonio all'inizio. Io più volte l'ho confrontato con un romanzo che è di fine 800 e che è stato scritto da un'autrice austriaca che si chiama Bertha von Suttner. Lei scrisse questo romanzo A basso le armi, che a fine 800 fu tradotto in tutto il mondo, in oltre 60 lingue, e poi sparì completamente. Anche in Italia era un'edizione di fine 800 dei fratelli Treves. Quando arrivò la prima guerra mondiale, semplicemente fu fatto sparire. Era un romanzo che si intitolava A basso le armi ed era la prima critica strutturata, con tanto di articoli, nonostante la trama fittizia, no? Però con tanto di articoli e analisi e prove alla mano, e un vero e proprio manifesto pacifista, dove si usava anche la parola pacifista, perché pacifisti sono sempre esistiti, però organizzati, ci troviamo alle 4 a Ginevra, facciamo una marcia. Ecco, questo ha cominciato a crearlo questa donna, che poi nel 1905 vinse il Nobel per la pace. Il romanzo si intitola Abbasso le armi, e una delle cose che ritrovo in questo libro è quando lei fa l'esempio della costruzione del nemico. In quel caso il nemico dell'Austria-Ungheria era Napoleone III. E che cosa succede in Austria in quel periodo? Che i giornalisti cominciano a descriverlo come un folle. E quindi sappiamo che non dorme mai due volte nello stesso letto, perché anche lui stesso non si fida della gente che lo circonda. E poi forse è malato perché l'hanno visto con la copertina, perché forse sta dando i numeri per questa ragione qua. E poi quando va in giro teme così tanto per la sua sicurezza che usa diversi sosia. Ecco, queste cose qua sono articoli di fine 800 che parlano di Napoleone III. Anche quelli di oggi sono articoli di fine 800 che parlano di Napoleone III. Tu invece hai trovato diversi Hitler. Perché Hitler non è stato solo uno, ogni tanto c'è bisogno di un Hitler. È così,
Allora, questo libro mi ha impegnato per qualche anno. Sapete che di solito si dice, i libri si dice sempre senza pretesa di esaustività, no? Non ho pretese di esaustività, io ho pretese di esaustività, no? Nel senso che è un lavoro piuttosto approfondito, naturalmente non vuol dire che ci sia dentro tutto, ma c'è tutto quello che mi sembrava che fosse importante, e se Riccardo non me l'avesse strappato dalle mani a un certo punto, più o meno dopo il 7 ottobre, sarei andato avanti probabilmente ancora per molto. Certo, va bene così, diciamo, come vuole. Tra i vari aspetti diabolici, chiamo diabolico, diciamo, questa estinzione dell'essere umano che c'è nel discorso sulla guerra e sulla pace. Questo è quello che chiamo diabolico. Cioè, che cosa nella mostrificazione che noi convalidiamo di questo o di quell'altro nemico, davvero, l'elemento fondamentale non è tanto la manipolazione mediatica, ma è la scomparsa dell'umanità. Cioè, non stiamo più parlando di persone, improvvisamente non stiamo più, stiamo deumanizzando. E questo è quello che chiamo davvero infernale, diciamo, ecco. Se noi pensiamo al nemico infernale per eccellenza, certamente è abbastanza identificato, no? Come dire, la dittatura razzista è il male assoluto, così l'abbiamo, abbiamo tutti convenuto sulla definizione, cioè il nazismo è il male assoluto. Il nazifascismo è il male assoluto. È la cosa più, una delle cose più impressionanti del riproporsi del discorso di guerra, diciamo da dopo il Vietnam in poi. Poi, se voi facciamo un piccolo passaggio anche sul Vietnam, su che cosa ha significato il Vietnam, qual è il significato vero nel discorso di guerra del Vietnam. Ecco, a un certo punto, ne ricostruisco la storia, voi vedete cominciare a proliferare in giro per il mondo una notevole quantità di nuovi Hitler. Milosevic è un nuovo Hitler, parliamo della guerra Jugoslavia, naturalmente ai giorni nostri Putin è un nuovo Hitler, ma dal punto di vista dei russi Zelensky va sconfitto in quanto i neonazisti dell'Ucraina. Hamas ha fatto un attacco che può essere paragonato soltanto ai tempi della Shoah, e viceversa Netanyahu baffetti nelle manifestazioni, disegnato come Hitler. Allora, questa riduzione ad Hitler del nemico oggi è naturalmente qualcosa che sul piano storico non ha fondamento, no? Non esiste. Però esiste all'interno del discorso di guerra. Perché? Perché soprattutto, diciamo, negli ultimi decenni, in realtà, l'Occidente che cosa testimonia? La difficoltà sempre maggiore di argomentare le guerre. Proprio per il discorso che vi facevo all'inizio, cioè il nostro mondo ha superato la guerra. Nei fatti, le persone sono oltre la guerra, nessuno pensa più in quei termini. Però noi sappiamo che la guerra è anche uno straordinario affare, questo è indubbio, non c'è niente da... Anche questo è fattuale, diciamo, la borsa festeggia l'avvento delle guerre, è un elemento, è un fattore economico la guerra. Quindi c'è una forte spinta in direzione delle guerre. E questa che io chiamo, che io definisco nel libro... Così definisco la guerra oggi, una aggressione delle élite contro il popolo. Bisogna trovare il modo per argomentarla, per trovare nuove ragioni. In fondo, badate, se anche un leader, diciamo un capo decisamente incontrastato come Putin, sente il bisogno di chiamarla operazione speciale e non guerra, di utilizzare una forma cosmetica per non definirla guerra,
anche questo ci deve dire quanto, diciamo, nel nostro tempo, nel nostro mondo, la guerra abbia veramente il connotato dell'impresentabilità. Non si può più presentare, non si può più proporre. E questo significa che bisogna ricorrere a argomentazioni e cercare argomentazioni plausibili. In cerca di argomentazioni plausibili, la vera argomentazione del nostro tempo, diciamo, si è fermata su due punti essenziali. Uno è lottare contro il nuovo Hitler. Ovunque ci si trovi, in qualunque fronte ci si trovi, il nemico è il nuovo Hitler. Chi è Hitler? Hitler è stato l'ultimo motivo per il quale è valsa la pena fare una guerra. Perché quando noi parliamo della Seconda Guerra Mondiale ci poniamo ancora il problema di una guerra giusta, no? Quella forse è stata la guerra che andava combattuta per ritrovare la democrazia, per ritrovare la libertà. Quella è la guerra alla quale forse ci si può riferire per creare ancora una base di legittimità. E allora i nostri nemici sono sempre Hitler. Ogni volta che voi trovate un nuovo Hitler in tutte le latitudini, com'è possibile che nel momento stesso in cui noi lamentiamo che la memoria storica viene meno, che la ferita del nazismo, del fascismo è sempre più lontana, che le nuove generazioni, chi lo sa, forse lo trovano ormai soltanto un ricordo, qualcosa nelle pagine dei libri di storia, invece il mondo sia pieno di nuovi Hitler? Io penso che sia il tentativo di ricostruire, non so con quanto successo, ma una base di legittimità per nuovi conflitti, perché se è contro il nuovo Hitler, beh, allora forse se ne può parlare, perché ovunque ci sia un nuovo Hitler, la guerra, forse, sai che ti dico, facciamola. Questa ricerca di argomentazioni in favore della guerra è, da un lato, si esprime attraverso questa hitlerizzazione del nemico, che voi troverete anche nel Nagorno-Karabakh. Gli oppressi lamentano di essere oppressi da una forza che è come quella di Hitler. La figura di Hitler ricorre perché ricorre in un tempo che non troverebbe nuove ragioni per la guerra. L'altro tentativo che si sta cercando di fare, e che vi segnalo attraverso dei piccoli indizi, è difendere il nostro stile di vita. Avete già forse cominciato a sentire questa frase, questo adagio: dobbiamo difendere il nostro stile di vita. La operazione contro gli Houthi nel Golfo Arabo, a difesa delle navi commerciali occidentali, si chiama Prosperity Guardian, cioè il guardiano della nostra prosperità, della nostra ricchezza. Condizionatori accesi o la pace, disse qualcuno che forse ricordate, un presidente del Consiglio di una legislatura fa. Diciamo, l'altro tentativo è proporre la guerra come modo per osceno, per difendere il nostro stile di vita, quasi che la nostra vita, quello che noi chiamiamo Occidente, si concretizzasse nei carrelli della spesa, nella prosperità. Ma forse noi non siamo i nostri carrelli della spesa, noi siamo essenzialmente, diciamo, noi difendiamo l'Occidente, quello che chiamiamo Occidente, cioè questo, diciamo, la libertà, la democrazia, quello che definiamo così. Noi difendiamo l'Occidente quando difendiamo il dissenso. Questo è il nucleo che ci è stato tramandato da difendere, non certo, diciamo, la capacità di riempire i carrelli della spesa, ai quali pure naturalmente è legato il lavoro di tanta gente che non disconosco. Questa è la storia della hitlerizzazione, ed è una storia in corso per la quale io continuo a raccogliere ogni giorno
elementi probatori, diciamo. Aggiungo alla tua lista anche l'espressione guerra umanitaria, guerra preventiva. Sì, è... una... vabbè, comunque io credo. Sì, bombe intelligenti, tutte quelle cose che fanno, ti fanno capire, sì, sì, che comunque sì, puoi prendere le distanze da quello. Sì, in effetti è altra roba, ma magari lo riporto io perché ti volevo fare un'ultima domanda, però queste suggestioni qua aiutano più che altro ad avvicinarsi al primo capitolo, dove si racconta anche di come con il lanciare dei volantini, no, sui territori dove poi arriverà un bombardamento, fondamentalmente ci si pulisce la coscienza, perché noi vi abbiamo avvisato perché vi stiamo per bombardare, quindi se siete rimasti lì, mi dispiace. Dunque, questo accade ancora adesso a Gaza, ma si è iniziato a fare con la bomba di Hiroshima, no? E, però ecco, giusto per chiudere questo excursus, perché credo che ci siano capiti, diciamo, i meccanismi e le volontà di questo volume nel cercare di dare appunto una serie di paletti per orientarsi quando all'orecchio già ti stride qualche cosa riguardo a quei messaggi, no, di guerra. Manca però la parola pubblicità, di questo abbiamo parlato un po' di meno, abbiamo parlato di comunicazione e propaganda. L'omino che c'è nella copertina già fa capire di cosa parliamo adesso in quest'ultima domanda che ti volevo fare. È un barattolo non preparato di caffè che si prepara e va in guerra, ha l'elmetto ed è armato di cucchiaino. All'interno ci sono poi una serie di, eccolo qua, una serie di pubblicità merceologiche, e una, vabbè, dire che fa ridere, no, insomma, non, adesso vabbè, lasciatemi passare questa espressione, è di Mussolini ed era la pubblicità che lui faceva ai baci Perugina, dicendo: vi dico e vi autorizzo a ripeterlo che il vostro cioccolato è veramente squisito. L'imperiosità si sente, anche se questo non è un messaggio strettamente guerresco, ma quello è il modo di comunicare, è sempre imperativo. Mangia cioccolato, ecco, vi autorizzo a dire che è buono. Quindi il grande capo può permettersi anche questo, e tu non lo puoi dire, però l'ha detto lui, quindi lo puoi dire. Dunque, operazioni di questo tipo sulle merci, quando si avvicina il momento della guerra, beh, anche le merci si vestono a soldato e vanno in guerra. Se volevi fare qualche esempio su questo, e poi magari io farei girare un po' il microfono, altrimenti magari non c'è occasione di dialogare. Sì, sì, anzi, mi interessa molto. Velocemente vi dico, non so se lo sapete, ma i fratelli Buitoni, dei quali certamente voi siete acquirenti della sfoglia, per fare, che va benissimo, non è un problema. Negli anni 20 furono dei generosi sostenitori della marcia su Roma, finanziatori e sostenitori della marcia su Roma. E quando la marcia su Roma, diciamo, condusse poi al risultato voluto, l'anno dopo Mussolini, ormai presidente del Consiglio, ricambiò il favore facendo una visita alla fabbrica della Perugina, che era appunto la fabbrica dei fratelli Buitoni. Lui aveva molto il senso, era un ex giornalista Mussolini, attenzione, quindi aveva molto il senso del lancio, del titolo, della frase a effetto, come sapete benissimo, e quindi se ne uscì con questa sorta di lancio pubblicitario che fu subito ripreso dai fratelli Buitoni, che per anni poi pubblicarono questa frase sui giornali, sui cartigli del dolce, dei baci Perugina. Baci Perugina che, non so se sapete, in origine si chiamavano cazzotti. Scusate, cazzotti. Questo un po' futuristico, diciamo, era un po'... c'era un po' di aggressività futuristica, diciamo, nel nome. Poi Luisa Spagnoli, la stilista che poi conoscete, che era appunto in famiglia, decise di chiamarlo più gentilmente Bacio, il cioccolatino.
Eh? Ah, insomma, i cazzotti. Però questo era un po' il clima, questo era un po' il clima che si respirava e che Mussolini interpretò autorizzandoci a ripetere che il cioccolato è buono. Meno male, perché altrimenti no, non eravamo in grado. Di che cosa si tratta? Questo, se volete, è il, lo dico molto brevemente, il capitolo più, dal punto di vista della ricerca, uno dei passaggi forse più sorprendenti del libro, e cioè la stretta vicinanza tra il mondo delle merci e del consumo cosiddetto e la guerra. Intere categorie merceologiche sono nate durante la guerra. E ecco, mettiamola così, se voi vi chiedete, a volte magari vi capita di chiedervi come mai è così difficile proporre il discorso sulla pace, cosa c'è che non va, perché non attecchisce il discorso sulla pace, perché spesso mi capita di essere alle riunioni e la gente dice, ah, ma siamo sempre quelli, no? In realtà, diciamo, il rifiuto della guerra è qualcosa di molto diffuso che travalica anche le ragioni pacifiste, ma noi dobbiamo anche sapere che il discorso della guerra si è edificato attraverso una ramificazione della quotidianità che diventa spaventosa quando ti rendi conto della sua presenza anche in una straordinaria quantità di prodotti che noi normalmente consumiamo. Alcuni esempi. Il rasoio, per esempio, il rasoio che serve il personale, che serve proprio per ottenere il nostro viso, diciamo, per ripulirlo al massimo, è assolutamente un'industria che nasce durante la Prima Guerra Mondiale. E questo accade perché la stragrande maggioranza dei soldati che è arrivata in guerra è molto irsuta, ha grandi barbe, non perché, non certo per moda, ma perché lavorando nelle campagne, nelle officine, diciamo, non c'è l'abitudine a radersi ogni mattina. Questo però rende complicato calzare le maschere antigas, perché la Prima Guerra Mondiale è già un tempo di guerra con il gas, come sapete. La maschera non aderisce a sufficienza. Questo fa sì che la Gillette crei un accordo con l'esercito americano per primi, per la diffusione di rasoi usa e getta che consentono ai soldati di ripulirsi il più possibile per far aderire. Quindi è una storia di sopravvivenza, è una storia di morte ed è anche, come dire, qualcosa che ci fa guardare al culto del volto ben rasato che si presenta bene, che si offre come il volto del maschio, diciamo, che tiene sotto controllo la sua virilità sotto un'altra luce, perché è il volto di una virilità iscritta dentro le regole militari, il volto ben rasato. Non so se tra di voi, cambio articolo merceologico, non so se tra di voi ci sono appassionati di cinema. Probabilmente avete in mente l'icona malinconica di Humphrey Bogart in Casablanca, quel trench, no? Quell'impermeabile impermeabile da un po' da gangster, un po' da investigatore privato. Ecco, non molti ricordano che il trench, che trench in realtà vuol dire trincea, quello lì è il cappotto degli ufficiali inglesi durante la Prima Guerra Mondiale. È un cappotto progettato dalla Barberis appositamente per i, ci sono trovate le pubblicità qui, gli annunci, appositamente per gli ufficiali. E ancora oggi, se lo ripensate, porta alcuni segni. Ci sono le mostrine,
ci sono gli anelli per la cintura che consentono di aggrappare, di legare anche strumentazioni, le tasche sono molto ampie, consentono appunto di le mappe, il binocolo. Il tessuto è leggero ed impermeabile al tempo stesso, non è come i vecchi cappotti che si imbevevano di acqua in trincea, rendevano pesantissimo spostarsi. Dopo la Prima Guerra Mondiale il trench, il cappotto dell'ufficiale militare diventa un abito da reduci, che quindi comporta il senso di una vita vissuta, di un'amarezza di fondo, di un'amarezza della vita. Perciò questo indumento attraversa la società europea e americana e diventa l'indumento di una parte di società che vive un po' al margine, il gangster, l'investigatore privato, le figure che vivono nell'ombra, in una realtà non completamente legale. Quindi la malinconia da sconfitto, della quale è ammantato, diciamo, il volto di Bogart, arriva direttamente da quella storia lì. È gente che ha visto una guerra terrificante, la Prima Guerra Mondiale, qualcosa di diffonde una quantità di crudeltà e di morte nel mondo che non si era mai vista prima. Perciò quel capo che oggi ci sembra un po' così demodé, un po' saturo di storia, è in realtà ricco di quell'avventura. Potremmo continuare molto a lungo. I Ray-Ban, ci sono dei Ray-Ban qua? Qualcuno ha dei Ray-Ban? I Ray-Ban, gli occhiali Ray-Ban, per esempio, sono gli occhiali Ray-Ban, cioè sconfiggono i raggi del sole, sono gli occhiali degli aviatori americani durante la Seconda Guerra Mondiale, che diventano fashion quando durante la liberazione dai nazisti dall'asse viene inaugurata dal generale americano, che proprio sbarca e cammina nell'acqua, nella riva americana, con questi Ray-Ban che diventano il volto, diciamo, del virile, del conquistatore, che poi arriva fino a Tom Cruise, non in Top Gun, e che mantiene ancora oggi questa diciamo, allure di energia virile, diciamo, no? attraverso questo sguardo. Guardate, la storia è molto lunga, vi dico soltanto le ciambelle, anche le ciambelle hanno una storia di guerra, i donuts, quelli rotondi, però sulle ciambelle vi faccio così soltanto un invito a leggerlo nel libro, perché dovessi raccontarvi anche questa storia, però davvero questo ci serve per capire quanti oggetti della nostra vita quotidiana mantengano una memoria di guerra, mantengano un'esperienza di guerra e custodiscano questo percorso, che è fatto anche di una memoria... che è fatto anche di una memoria non per forza codificata. Guardate che non tutto quello che c'è sui libri o nei discorsi è quello che esiste. Tante cose che esistono nella vita di relazione sono reali perché sono reali nei fatti, no? Che sono reali nella nostra condivisione, non per forza perché i libri lo raccontano. Anche se da questo momento in poi anche le ciambelle sono un fatto, perché questo libro racconta anche quella storia. Io ho voluto scrivere un libro che fosse, ecco, sapete come ha scritto una volta Lincoln? Ha detto: volevo scriverti una lettera breve ma non ho avuto il tempo, no? Cioè la sintesi è un lavoro, non è qualcosa di naturale. Ecco, io ho cercato di scrivere un libro che non fosse per i professori, ho cercato di scrivere un libro che fosse un po' per chi aveva voglia semplicemente di informarsi su questo argomento e radicarlo nelle merci di tutti i giorni. Per me è anche uno strumento di comunicazione in sé, un modo per far capire quante presenze della guerra ci sono nella nostra vita quotidiana di ogni giorno.
Allora, ci sei riuscito perché il libro ok, è venuto grande in termini di pagine, però è fruibilissimo e inoltre abbiamo anche scelto, e questo vale per tutta la collana, però vabbè, questo è un motivo nostro di scegliere degli elementi anche così grafici e di impaginazione che consentono una lettura anche veloce, anche comoda. Quindi gli spazi sono ampi, il carattere è grosso, eccetera. Quindi insomma, non vi scoraggiate. Lui è molto preoccupato perché quando la gente viene a scoprire che sono oltre 500 pagine dice: no, ma ragazzi, ma è troppo lungo. In realtà è scritto grande. Scritto grande? No, pieno di figure. No, ma non era questo che intendevo dire. È che insomma, stiamo avendo anche vari riscontri così anche in fiera, è una delle occasioni in cui uno lo guarda e ha pochi secondi per valutare, no? Devo dire che la Mole non ha scoraggiato nessuno in questo senso qua, nel senso che sì, insomma, uno lo vede, No, vai, sì, no, certo, chi, perché io sto prendendo tempo perché se qualcuno nel frattempo vuole fare la domanda. Un'osservazione. Non vuole fare, però questa pubblicità è una cosa che dobbiamo stare molto attenta, perché io mi ricordo perfettamente, parliamo sulla questione ecologica dell'agrotossico. Nella mia città, Petrolina, che è conosciuta come El Dorado del Sertão, a California del Sertão, Pernambucano, Brasile, lì è stata sviluppata una grande agricoltura perché c'è un fiume e quindi è una città molto importante che ha di volo internazionale per l'esportazione della frutta. Lì sono morti, ha avuto tantissimo caso di persone che con agricoltura, lavorando appunto con agrotossico, lo faceva sciogliere quel preparo per la pianta nella pentola di cucinare il fagiolo, girando con le stesse cose. Poi per un periodo sono successi tantissimi casi di persone con rachitide, come si può dire, che si sono ridotte la massa ossea e diventata piccola, che non si sapeva qual era il problema. L'hanno trovato. Poi mancava la istruzione, nonostante avessi piccolino un singolo veleno. E cosa hanno fatto? Quando hanno cominciato a capire il pericolo, hanno cambiato nome. Invece di agrotossico è passato a difensore agricola. E stesso per noi. Da agrotossico a difensore agricolo. Questa cosa è molto vera. Questa cosa è molto vera ed è quello di cui parliamo a proposito degli anni 90. E cioè, no, e cioè è il momento nel quale la destra repubblicana, diciamo americana, prende in mano il linguaggio e comincia a lavorarci. E allora la tassa di successione, per esempio, diventa la tassa sulla morte, il riscaldamento globale diventa il climate change, fa meno paura, no? Se invece di riscaldarsi sta solo cambiando. E c'è la enduring freedom, c'è la guerra umanitaria, ci sono tutta una serie di mascheramenti linguistici della realtà ai quali, diciamo, dei quali Trump è l'approdo per il momento conclusivo, cioè le verità alternative, un utilizzo, diciamo, spregiudicato della capacità di sovvertire le parole e i fatti. Non sono convinto che questa sia una, diciamo che nell'immediato è stato, cioè se tu puoi decidere le parole che le persone usano, hai un grande potere, naturalmente, no? Però non sono convinto del fatto che questo abbia ragione della verità, poi alla fine. Cioè la verità è in piedi, la verità è viva,
naturalmente viene colpita, viene allontanata, diciamo, duramente, però sono strategie contro le quali mi sembra che oggi l'opinione pubblica sia un po' più attenta, diciamo, un po' più capace di decodificare più velocemente di prima, ecco. Aspetta, no. Facciamo girare il microfono. Dai. Facciamolo girare, mi gira. Vai. No, a me pare che questo discorso del peso della propaganda, della manipolazione, nasce in una fase precisa, no? Nasce, mi pare, con l'affermazione della coscrizione obbligatoria. Credo che nasca sostanzialmente con Napoleone e le campagne napoleoniche in quel periodo lì, perché è lì che si afferma la coscrizione obbligatoria. Prima di allora siamo con gli eserciti di mestiere, quindi i mercenari, e lì invece abbiamo una fase che è precisa. Sarebbe anche interessante, non so se hai fatto uno studio anche su questo, capire su che cosa agiva Napoleone, o se Napoleone si rifaceva ai meccanismi della propagazione rivoluzionaria e che questo bastava sostanzialmente a mobilitare le masse per un cambiamento complessivo. La ringrazio per la domanda. No, ma si figura. C'è di che? Allora, in effetti è corretto, i primissimi manifesti che invitano la popolazione ad arruolarsi risalgono alle guerre napoleoniche. Naturalmente, diciamo, stiamo parlando di se la mettiamo sul piano dei numeri, di numeri incomparabili. I caduti delle guerre napoleoniche ammontano a qualche centinaio di migliaia, sono tantissimi naturalmente. Non è... Quando arriva la prima guerra mondiale si comincia a parlare di milioni e milioni, no? Cioè la morte di massa, diciamo, diventa un fattore senza precedenti nella vita del pianeta e poi anche della comunicazione, cioè come evento di comunicazione, diciamo, è possibile solo dalle guerre anglo-boere in poi, cioè un po' dopo, vedere qualche piccolo inizio e poi con la prima guerra mondiale il vero e proprio scatenarsi, anche molto confuso, anche molto contraddittorio. Non dobbiamo pensare che la comunicazione, per esempio, in Inghilterra fosse organizzata come lo era l'esercito. È storia, per esempio, il fatto che chiunque arrivava poteva presentare un manifesto, va bene, stampalo, poi questo qui non mi piace più, togliamolo. Si sovrapponevano tantissime campagne una dopo l'altra, cioè non era un vero e proprio, diciamo, è stato un discorso che si è andato solidificando man mano. Quindi questo ci deve dare l'idea, al tempo napoleonico, di davvero un inizio molto, in epoca napoleonica, un inizio molto primordiale. Però, diciamo, le retoriche sono retoriche rivoluzionarie, no? Anche quando noi leggiamo la letteratura del tempo, leggiamo, insomma, basta leggere, chi di voi, non so, I Miserabili di Hugo, per esempio, lì c'è un incredibile deposito di orazioni ottocentesche che proseguono, diciamo, la logica napoleonica. Quindi in effetti, dal punto di vista dell'utilizzo della comunicazione moderna, non possiamo, diciamo, completamente ascriverlo a questa storia, però certamente è corretto, i primi esempi sono quelli. Ma secondo me la domanda è ancora più interessante per un altro aspetto, se mi posso permettere, che è un po' come quell'esempio brasiliano, cioè che cosa è lì, è una storia che deve interrogarci, no? Cioè che cosa arriva dalla rivoluzione francese? Arriva l'idea che mobilita, e l'idea che mobilita è anche oggi, se noi leggiamo il testo della Marsigliese, per esempio, no? Le parole,
è un testo di sangue, è molto duro, è molto violento, eh? Come anche siamo pronti alla morte. Ma lì ci sono proprio le teste che cadono, è proprio una, c'è una sorta di gran guignol, diciamo, anche un po' nella descrizione. E questa è una storia che è una storia anche nostra. Qui esco, diciamo, dall'abito del ricercatore, dello studioso, e mi rimangono quelli, diciamo, se vuoi, del militante o della persona, diciamo, che segue la politica con una sua partecipazione, cioè la mobilitazione politica ha in sé anche una storia che non è una storia di pace per forza, no? E anche la parola stessa mobilitazione è una parola che accomuna, diciamo, la politica e la guerra, no? E questo devo dire nell'inizio io preciso che il libro non parla di guerre di rivoluzionarie e non parla di resistenze, nel senso che mi rendo conto di come quei mondi abbiano bisogno di una ricerca a parte, siano un mondo che ha una sua storia, che ha una sua autonomia, che va studiato autonomamente, mentre le mie attenzioni si sono focalizzate, diciamo, sul discorso di potere, sul discorso che arriva dall'alto e che intende accompagnare la guerra nella nostra vita. Però certamente quella è una storia da raccontare, che trovo, non so se mi sono spiegato, trovo che ci interroghi in modo ancora un po' più profondo, diciamo, anche sul tipo di linguaggio che utilizziamo e su quanto lavoro ci sia. Basti dire una cosa, se voi cercate, vi lascio, cioè non vi lascio, sono qua, però concludo la risposta su questa suggestione, cioè la parola pace, se noi la cerchiamo sul vocabolario, se vi è capitato di cercare la parola pace sul vocabolario, scoprirete che la definizione di pace consiste nella assenza di guerra. Pace è quando la guerra finisce. E questo ci deve dire di quanto è difficile per noi immaginare non un'assenza di guerra, ma una vita nella pace, un'esistenza positiva nella pace, che non sia soltanto fatta del racconto di quanti orrori contenga la guerra, ma del racconto di quante meraviglie umane contenga la pace. Questo è difficile per noi, perché noi viviamo in un mondo edificato dalla guerra. E questo credo fosse anche quello che diceva lo storico quando mi diceva non farne un santino per la pace. Non ne faccio un santino per la pace per il fatto che mi rendo conto di quanto sia difficile parlare di pace. D'altra parte, considero il mio libro, come dire, un tentativo di contribuire alla costruzione di un discorso di pace. Sapendo quanto è difficile, solo un dato: in Italia ci sono chi dice 70, chi dice 90 bombe atomiche, ok? Cioè nel territorio italiano ci sono, diciamo, tra le 70 e le 90 bombe atomiche che sono sorvegliate nelle basi, non certamente italiane, nelle basi statunitensi. Vivere in un mondo, uso questa espressione, sorvegliato dall'atomica, da alle nostre parole un significato molto complicato, che da un lato hanno valore perché noi siamo, è importante che parliamo, è importante che pensiamo, è importante che cerchiamo di costruire un mondo che non c'è, e dall'altra sentiamo anche la difficoltà di costruire un discorso di pace dentro un mondo costruito dalla guerra. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Vai, Daniele. Oppola, aspetta un attimo. Aspetta che ci riusciamo ad allungare. Cos'è questa cosa? Che cos'è questo? È un dolce all'albicocca. Io non ho mangiato, me lo posso mangiare? Certo. Scusate, non ho mangiato.
Una cosa, sì. Volevo riagire a quanto ha detto Massimo, anche quanto ha detto lei. Con Napoleone, secondo me, c'è un passaggio fondamentale, quello che ha detto Massimo. Le parole della Marsigliese, della scoperta del cittadino-nazione, dei citoyen, cioè il cittadino diventa nazione, quindi non si va più a combattere per il re, non sono più i nobili che assoldano i propri servitori e formano le truppe del re, ma è una nazione che trova l'elemento per essere coeso, per rappresentare qualcosa. Quindi la mobilitazione del cittadino che trova un ideale superiore. E questa è la molla, quindi da lì si innesta poi tutta la propaganda che costituirà la base della patria, dell'idea di patria dell'Ottocento e del Novecento. E questa è la grande differenza che fa del secolo dell'Ottocento e del Novecento, che distingue invece tutti i secoli precedenti e che giustifica le nuove guerre di fine Ottocento e di tutto il Novecento, cioè l'idea della nazione Stato, dello Stato Nazione, e questa è la grande differenza, dello Stato Nazione, di cittadino patria. Qualcun altro che vuole? Di recente è stato uscito un libro che si chiama Antropocena Oro. Giustamente questo libro parla dell'effetto psicologico sulle persone con relazione al film, tipo un squalo. E la questione che loro mettono sempre questi film di terrore, un squalo, quindi qualcuno ricorda paura di tuffarsi nel mare. E la questione della problematica ambientale ha portato di grande disastro. Loro continuano a fare film che incide su psicologico delle persone. Oggi abbiamo una popolazione altamente ansiolitica, è terribile convivere con questo, con conto di questa pubblicità mediatica pesante che causa effetto psicologico nei bambini e negli adolescenti e anche negli adulti. Si chiama Antropocena Oro di Fabio Malavena, di Vicente. Io non volevo fare la pubblicità, però per allacciarsi nella questione. Sono due temi molto, molto diversi. Io trovo molto giusto riflettere il concetto di patria è un concetto che poi si è caricato di talmente. Io qui racconto per esempio la costruzione del milite ignoto, no? Del mito del milite ignoto, che è un quello che oggi si chiamerebbe uno storytelling di Stato, no? Che viene edificato nel nome della patria e nel nome dei lutti giustificati dalla patria. Per parli di patria si scatena l'inferno, eh? Sta attenti qua. Ormai non lo dico più. Non ci sono più la mezza stagione, dai. No, quello che volevo dire è che è nella capacità di utilizzare questi contenitori storici, perché appunto patria è un risultato storico, no? Così come tu lo hai tratteggiato, la capacità di utilizzare questi fatti, questi contenitori storici per veicolare nuovi lutti, veicolare una transumanza dalla vita alla morte collettiva, è
quello che io ho voluto studiare. Se mi permetti, finirei con una cosa. Mi viene in mente, ho già letto una volta. No, sì, che ti abbiamo dato materiale per davvero alla fine un nuovo libro, anche se ci saliamo con il fatto che non riguarda la pubblicità, nel senso che c'è dalla dottrina della guerra giusta dei catechismi. Dobbiamo sbrigarci perché siamo di là con la patria un altro paio di volte, poi chiaramente verremo portati via dalla bufera. Entriamo? Entriamo, dai. Sì, facciamo, chiudiamo qua.